Il rapporto con le materie prime ha fatto progredire la storia dell'uomo in ogni epoca e in ogni dove. In Italia, dopo l'età del bronzo, popolazioni come i Latini e gli Etruschi scoprono il ferro e, trasformandolo in utensili, migliorano straordinariamente la qualità della loro vita. Sempre in Italia, molti secoli dopo, alcune popolazioni italiche che già in epoca preistorica avevano acquisito eccezionale maestria nella lavorazione del ferro, cominciano anche a riciclare i cascami della sua produzione in una sorta di economia circolare ante litteram. Tra queste popolazioni ci sono gli abitanti di tre valli, la Val Trompia, la Val Camonica e la Val Sabbia, che costituiscono l'architrave ferroso su cui da anni poggia l'economia del territorio di Brescia. È proprio qui, nell'immediato secondo dopoguerra, questi popoli inventano, per così dire, il tondino di ferro, un componente apparentemente povero che però esprime profondamente, ieri come oggi, lo spirito di un'epoca. Allora, infatti, nell'Italia post-bellica da ricostruire, il tondino era l'anima con cui armare il cemento e riuscire così a costruire più facilmente case e ponti. E siccome beneficiava di una domanda spropositata, i bresciani che lo amministravano, quasi in monopolio, facevano affari a palate. Oggi, in un'epoca di economia circolare, il tondino, seppur realizzato inizialmente con processi non sempre rispettosi dell'ambiente, è comunque il frutto di un riutilizzo di residui di ferro e quindi rappresenta concettualmente una forma più o meno consapevole di riciclo. E i bresciani, che sono intrisi della cultura del tondino, l'hanno esportata anche in altri ambiti. Esemplare in tal senso il termovalorizzatore della città, con cui ogni anno si generano più di 500.000 MWh di energia elettrica e che, grazie al collegamento con la rete di teleriscaldamento, costituisce per Brescia la prima fonte di generazione di calore. E tutto questo grazie alle 730.000 tonnellate di rifiuti che ogni anno, invece di essere condotte in discarica, trovano qui nuova utilità. La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha esattamente come scenografia questo affresco, cioè una vicenda in cui la siderurgia ha condizionato fortemente l'economia, ma anche la nascita e lo sviluppo delle aziende del territorio bresciano. E ovviamente, come vedremo, ha condizionato anche da un lato l'offerta di trasporto delle merci, plasmandola secondo un modello di business molto competitivo, dall'altro ha avuto un impatto anche sull'offerta infrastrutturale che ruota intorno a Brescia, rimodulata per far viaggiare le merci non solo su gomma, ma anche attraverso la via sostenibile dell'intermodalità. Questa è Cargografie e siamo pronti a partire. Abbiamo detto che l'industria siderurgica è stata per anni la locomotiva trainante su cui si è sviluppata l'economia del bresciano, ma poi nel tempo ha fatto fiorire intorno a sé altri business afferenti più o meno al mondo della lavorazione dei materiali. Ciò ha dato modo di generare un mercato dei trasporti molto variegato. E allora andiamo a conoscere un po' più da vicino questo mercato, gli attori che lo popolano, i settori merceologici e le missioni su cui oggi si sono orientate le aziende di autotrasporto. Brescia è una delle province più ricche d'Italia. C'è una grandissima presenza di società che ovviamente utilizzano trasporti, quindi di grandi flotte, piccole flotte, e lavorano su comparti merceologici che sono, dal nostro punto di vista, molto interessanti. Quindi abbiamo una presenza di Mercedes storicamente molto forte, abbiamo nella provincia di Brescia il terzo parco circolante
d'Italia come prodotto Mercedes, quindi c'era, come dire, il potenziale da pensare di andare in conquista, perché effettivamente il tessuto economico è fatto di aziende che lavorano in vari comparti. Quando si dice Brescia, no, tutti hanno in mente che questo sia il polo dell'acciaio, del tondino di ferro, della siderurgia e della metallurgia. Nella realtà, ormai da circa 10 anni, tutta questa attività in realtà si è andata riducendo. A vantaggio di cosa? Il fatto che il mercato in realtà adesso si regge anche su altri tipi di attività. In particolare ha preso molto piede ormai da anni l'edilizia, quella che chiamiamo edilizia civile, quindi costruzione di infrastrutture come per esempio le strade, ma anche molto forte il trasporto dei materiali pesanti e anche il cavacantiere, perché qui Brescia, la zona di Brescia, ha delle cave che sono di marmo, che sono molto interessanti perché è un marmo pregiato, si chiamano le cave di Botticino. E quindi, diciamo, intorno a questo comparto, diciamo così, un po' allargato, si è sviluppato, almeno dal nostro punto di vista, un grosso potenziale di mezzi da trasporto, che possono essere o proprio mezzi d'opera cavacantiere come gli Arox, ma anche degli Actros, dei New Actros in questo caso, che fanno la padrone dal punto di vista del trasporto, il che significa che grosso modo il 50% della nostra clientela afferisce a questo tipo di attività merceologica. A Brescia l'altro 50% invece della nostra clientela, quindi sempre vedendo il tessuto economico dal punto di vista del trasporto, da che cosa è dato? Dalla grande distribuzione, perché poi di fatto Brescia è una delle città con il maggior rapporto fra centri commerciali e popolazione, ha una popolazione che è la seconda nella Lombardia dopo Milano, e ha comunque una grossa presenza di società e di compagnie che poi utilizzano i mezzi di trasporto per trasferire sia nel nord Italia ma anche all'estero i loro prodotti. Diciamo Brescia nasce sulla siderurgia, il trasporto, diciamo, delle valli, delle acciaierie, e dopo chiaramente con lo sviluppo, se parliamo della zona Montichiari, tutte le cave che ci sono della ghiaia, non ghiaia, che poi sono diventate cave dei rifiuti, poi c'è il termovalorizzatore che fa arrivare tanti rifiuti da tutta parte d'Italia, chiaramente che ha fatto diventare grande, diciamo, il trasporto di Brescia, è cambiato un attimino dalla siderurgia, ma variegato in più altri si stanno altri prodotti tipo rifiuti. Le caratteristiche del trasporto bresciano sono di un'azienda medio piccola. A Brescia ci sono 2200 aziende di trasporto, diciamo che la media è di 10-12 veicoli, in effetti sono 22.000 veicoli che sono immatricolati in provincia di Brescia, ci sono 30.000 addetti perché ci sono anche gli operatori, qualche operatore logistico. Veniamo da un grande cambiamento. Una volta Brescia rappresentava le fabbriche del ferro, Brescia veniva riconosciuta come dove si faceva il tondino, dove si faceva il ferro. Oggi c'è un grande cambiamento e il manifatturiero ha preso il sopravvento rispetto a quelle che erano le ferriere e fornisce prodotti soddisfando maggiormente la filiera dell'automotive e quindi mandando merci in tutta Europa, per non dire anche in tutto il mondo, seguendo e approvvigionando questa filiera. Verso il ferro e oltre, dunque, nel senso che l'economia bresciana nasce e si sviluppa intorno alla siderurgia, ma poi abbraccia anche altri tipi di settori. Dal punto di vista del trasporto è interessante qui sottolineare una cosa, cioè la dimensione contenuta delle aziende che lavorano sul territorio. Come abbiamo visto, infatti, la media non va oltre i 10-12 camion per azienda, ma per quale motivo? Beh, c'è una motivazione di carattere storico che ci riporta sempre a lui, al tondino di ferro. Le aziende che si sono sviluppate intorno alla filiera del ferro sono infatti sempre di dimensioni contenute, per la semplice ragione che per lavorare i suoi rottami bastano poche braccia,
niente di più normale, quindi che quando queste piccole e medie realtà della siderurgia esprimono una domanda di trasporti, l'offerta che la soddisfa sia fatta a sua immagine e somiglianza, vale a dire sia affidata quasi sempre a padroncini, a piccoli imprenditori orgogliosi, fieri della loro intraprendenza e che nel tempo si convincono di poter competere anche con aziende più grandi e strutturate. E questo schema viene replicato anche oggi, nel trasporto come in altri ambiti, addirittura, come vedremo più avanti, nel mondo del basket. Un dato su tutti certifica quanto abbiamo detto. Con circa 107.000 camion, Brescia si piazza al 7° posto nella classifica delle province italiane riferita al numero di autocarri circolanti. Al 1° posto addirittura si escludono i capoluoghi di regione. Ciò restituisce appunto l'idea che sul territorio bresciano ci sono molte aziende, ma quasi mai grandissime. Certo, ci sono ovviamente eccezioni, vale a dire imprese importanti e organizzate in modo strutturato, ma anche queste seguono un analogo copione, nel senso che sono nate piccole, più o meno all'ombra della siderurgia, e oggi trovano una spinta decisiva e competitiva proprio nei ricordati nuovi business sbocciati in coerenza con la filosofia del tondino, vale a dire il recupero dei rifiuti e il teleriscaldamento. Alcuni nostri clienti che sono a Brescia ci hanno sicuramente dato una mano rispetto a delle attività che tempo fa non esercitavamo. È chiaro che sul nostro territorio è presente un termovalorizzatore molto importante che è un fiore all'occhiello di tecnologia, ci ha certamente consentito di avere uno sviluppo anche in quel senso. Ma come sta evolvendo nel concreto la geografia degli insediamenti logistici? Dove e in che modo si caratterizzano le produzioni delle merci? Un'altra trasformazione che ha avuto il territorio è il fatto che i primi insediamenti erano maggiormente nelle valli, nelle tre valli che caratterizzano il territorio bresciano, e la pianura era prettamente agricola. Oggi diciamo che le produzioni sono scese, come diciamo noi, sono scese a valle e hanno, diciamo, sull'asse est-ovest che è dell'autostrada A4 si sono collocate per maggiormente essere competitive sotto il punto di vista della mobilità delle merci. La discesa a valle degli insediamenti logistici ovviamente ha un impatto sulla concentrazione di veicoli sul territorio e di conseguenza anche sul livello di saturazione delle infrastrutture. A Brescia, da questo punto di vista, passano tre grandi vie di comunicazione autostradali. L'A4, che si inserisce nel corridoio europeo mediterraneo, collegando la Lombardia al Veneto e all'est europeo. È una delle arterie più trafficate d'Italia ed Europa e vi transitano mediamente ogni giorno circa 300.000 veicoli. C'è poi l'A21 che collega Torino con Brescia attraverso la pianura padana passando da Piacenza. E infine l'A35, nota anche con la sigla Brebemi, che collega le città di Brescia e di Milano. Ma in che condizione sono queste autostrade? È una dotazione infrastrutturale sufficiente per accogliere la mole di traffico di camion e merci? E soprattutto, quanto sono utilizzate e in prospettiva che tipo di sviluppi verranno affrontati? Oggi la A4, siccome è diventato un asse portante est-ovest, necessiterebbe di essere tutta a quattro corsie, anzi ci dovrebbe essere una normativa, una legge che dice che quando un'arteria raggiunge un certo numero di passaggi, automaticamente per garantire la sicurezza dovrebbe essere ampliata. Quindi l'A4 ha necessità di avere la quarta corsia, ma che cos'è che succede? Che bene che vada, oggi che è satura, per poter avere la quarta corsia si parla di dai 14 ai 18 anni. Ma come sarà fra 14-18 anni il traffico su questa arteria? È impossibile da prevedere e è impossibile anche di capire se è sostenibile
fra 15 anni. Brescia è una città che comunque ha una viabilità molto importante, anche sviluppata. Chiaramente con, la, diciamo, con l'arrivo della Brebemi ha dato, diciamo, delle possibilità di facilitazione di viabilità, però chiaramente tanta gente passa verso la A4 per un semplice fatto che la Brebemi ha dei costi ancora troppo importanti per noi. Oggi il trasporto non guadagna più, ma se abbiamo dei costi autostradali che sono impossibili, è chiaro che è un prodotto, è un bene non utilizzabile e ci siamo obbligati a stare ancora sulla vecchia strada, cioè tra virgolette vecchia, per l'amor di Dio, la A4 è una vecchia strada, è moderna, tutte le aree di servizio, tutto il resto, ma tutti vogliono stare lì perché comunque si risparmia magari il 50% andare a Milano. Attivamente il pedaggio è superiore a quello che si può avere in altre autostrade. Questo è importante spiegare che questo è dovuto allo schema con cui è stata realizzata l'autostrada. L'autostrada è stata realizzata interamente con fondi privati e quindi in una logica di project finance che richiede poi il ripagamento dell'investimento. Per cui la società non solo deve provvedere alla manutenzione e al funzionamento dell'autostrada come avviene per tutte le altre concessionarie, ma deve anche attraverso la tariffa remunerare l'investimento iniziale che è stato fatto per poter realizzare questa infrastruttura. Per quanto riguarda i veicoli pesanti, una delle iniziative che è probabilmente più significativa e più importante è quella dello sconto green che noi applichiamo alla tariffa lungo l'autostrada. Sostanzialmente per tutti i veicoli full elettrici o funzionanti a LNG è in vigore uno sconto del 30% sulla tariffa autostradale, che consente di livellare i costi con quelli di alternative a questo percorso. Nonostante costi mediamente di più, la Brebemi è l'autostrada in cui il traffico dei veicoli pesanti è cresciuto di più in percentuale rispetto alle altre autostrade, e ciò è dovuto anche proprio al fatto che Brescia è diventato sempre più un territorio ricco di insediamenti logistici. E ovviamente tanti più insediamenti ci sono, tanti più camion ci vanno a transitare. L'autostrada ha visto un trend di crescita continua fin dalla sua apertura fino ad oggi. Abbiamo già ampiamente superato il traffico pre-Covid e oggi ci attestiamo su circa 27.000 veicoli giornalieri medi. Di questi un'alta percentuale è di mezzi pesanti, abbiamo una percentuale che supera ampiamente il 30% di mezzi pesanti sul totale del traffico. In particolare è interessante notare che mentre in tutto il 2023 si è registrato un incremento sulla rete autostradale italiana e lombarda in particolare di circa il 5,4%, nel caso specifico della Brebemi abbiamo un incremento che è il 14,9%. In particolare sulla rete regionale si è registrato un incremento per i mezzi pesanti molto limitato, di circa lo 0,1%. Invece sull'autostrada 35 l'aumento è stato di quasi il 9%. In questo discorso di ingrandimento ovviamente non tutto cade sotto l'egida dello sviluppo, è importante infatti anche la manutenzione del tessuto infrastrutturale che, anche a causa dell'azione dei carichi di traffico e degli agenti atmosferici a cui è soggetto, può subire un progressivo deterioramento. La nostra azienda si occupa principalmente di realizzazione e manutenzione di sottoservizi, quali acquedotti, metanodotti, fognature, teleriscaldamento, cavi dotti elettrici. Come azienda, oltre che trattare diciamo lavorazioni di rete di distribuzione, ci occupiamo anche di manutenzione stradale. Lavoriamo soprattutto per la provincia di Brescia, dei quali abbiamo contratti di manutenzione, e si vede che negli ultimi anni, particolarmente anche dopo l'avvento anche del PNRR, i nostri committenti stanno investendo sempre di più nel rifacimento di manti stradali e ripristino di alcuni avvallamenti o di alcune pericolosità che le strade presentano. Hanno sempre
cercato di togliere al massimo alcune intersezioni a raso, creando delle rotatorie, migliorando gli accessi su alcune strade di grande viabilità, quindi migliorando la sicurezza e la fluidificità del traffico. Ma alcune lavorazioni, diciamo, dove vedo che i committenti stanno puntando, è l'utilizzo, per esempio, dell'asfalto drenante, non solo utilizzato sulle autostrade, ma anche su alcune strade di alto traffico. Fare le strade bene e con materiali giusti è un'azione imprescindibile per garantire le condizioni di transitabilità di veicoli pesanti e merci. Ma altrettanto importante è anche la manutenzione dei veicoli. Le società che lavorano su questo territorio e hanno mezzi sono comunque società che molto spesso lavorano durante l'arco della giornata e fanno meno lunghe tratte. Questo fa sì che da un punto di vista dell'assistenza che gli possiamo dare è molto importante essere veloci nella presa in carico del lavoro e nella restituzione del mezzo. Questo che vuol dire? Vuol dire che i nostri clienti li stiamo gestendo in maniera molto organizzata, ovvero cerchiamo sempre di riuscire a limitare la non possibilità di lavorare con il mezzo all'interno delle 24 ore, quindi nell'arco della giornata riceviamo il mezzo, lo lavoriamo e lo restituiamo. Abbiamo detto che l'alta concentrazione dei veicoli sul territorio ha determinato una saturazione delle infrastrutture autostradali. Certo, la Prebemi sta crescendo, ci sono progetti di ampliamento, di sviluppo della 4, ma è chiaro che non tutto si può trasportare via strada. Ecco allora la necessità di altre modalità di trasporto, come ad esempio la ferrovia. Perché bisogna sempre rendersi conto che le infrastrutture sono quelle che permettono la crescita di un territorio. Brescia è cresciuta tantissimo sotto il punto di vista produttivo e Brescia ha la necessità di avere le infrastrutture adeguate, perché ha bisogno anche della ferrovia, perché per i trasportatori non è che la ferrovia viene vista come un qualcosa che ti fa concorrenza. Qui a Brescia l'opzione intermodale è rimasta per tanto tempo solo una chimera, per il semplice motivo che non esisteva un canale intermodale, vista la vicinanza e la concorrenza dei vicini hub di Milano e di Verona. Ma negli ultimi anni qualcosa si è smosso e per la prima volta l'intermodalità si è affacciata su questo territorio, trovando un'applicazione efficace proprio nel trasporto di merci pesanti e ingombranti, come quelle di derivazione siderurgica. Prova ne sia la ristrutturazione nel 2021 del terminal di Montirone, gestito dal gruppo MIS, ovvero Magli Intermodal Service, terminal che è stato oggetto di un importante potenziamento per permettere l'operatività di treni più lunghi e una maggiore capacità di movimentazione. In questo territorio ultimamente si è anche, come dire, compresa l'importanza della diversificazione del trasporto, tant'è vero che nel 2021 è stato aperto un terminal dal gruppo Magli, un terminal intermodale, dove peraltro non solo il gruppo Magli ma anche altri possono accedere con i loro mezzi, per poter spostare con i loro container merci pesanti che vanno all'estero. Quindi è fondamentale il fatto che comunque in questo territorio ci sia comunque una visione del futuro, tant'è vero che il terminal è stato ampliato di recente, anzi raddoppiato. Sull'intermodalità la vera spinta è partita da noi,
è stata immediatamente accolta dalla clientela in generale, ma parte da noi, parte perché vedendo come funzionavano i flussi di round trip all'interno del sistema, non solo Italia ma anche Europa, ed erano ai tempi, io parlo fine anni 90, erano tutti stradali. Con l'evento degli anni 2000 abbiamo pensato e cominciato a studiare delle unità di veicolo che potessero bilanciare il traffico su treni, perché a quell'epoca i treni stessi erano comunque convenzionali nella maggior parte dei casi. Dunque col treno convenzionale purtroppo si andava in una direzione. Noi invece abbiamo applicato il concetto che poi è quello che si sposa, che è la base dell'intermodale, dove i servizi per ogni singolo cliente potevano addirittura essere fatti in un sistema di round trip, cioè partire con un tipo di prodotto e arrivare magari con una materia prima alla quale era interessata. E si è sposato molto bene con il territorio questa cosa, perché Brescia era una città che per definizione importava materie prime e esportava prodotto finito. Di conseguenza, fatti questi studi, messo in piano una serie di investimenti, il territorio ha recepito immediatamente la capacità, l'utilità e soprattutto anche quanto poteva essere sviluppato questo sistema. L'Hub di Montirone, nato circa 3 anni fa, prevede un investimento importante da parte del gruppo MIS insieme a un partner strategico e industriale. E la nostra volontà è quella di valorizzare il raccordo ferroviario presente presso l'Hub e ricevere e spedire merci per alcuni dei nostri corridoi. In questo momento le nostre specializzazioni gestite attraverso questo Hub hanno come origine e destino la Germania, soprattutto la Svizzera e i Paesi Bassi. E quindi eseguiamo questo tipo di attività con logiche di company train, quindi di gestione di treni presidiati interamente da noi, con lo spirito della logistica collaborativa. Per noi Brescia rappresenta un po' l'origine del tutto, in quanto intorno a Brescia ci sono i grandi clienti che fin dall'inizio hanno dato fiducia a Magli. Nel tempo ne è diventata anche motivo di specializzazione, quindi è vero che quando si parla di intermodalità, di multimodalità, si parla soprattutto di grandi hub. I più famosi sono quelli collocati sulla direttrice Milano-Piacenza. Noi in Brescia troviamo una giusta via di mezzo a dimensione di società italiana, di piccola media impresa di eccellenza italiana che ha voglia di confrontarsi alla pari, non col troppo piccolo, magari molto, molto specializzato, ma ancora artigianale nel suo approccio, ma nemmeno con la grandissima multinazionale, solida, strutturata, ma meno vicino alla soluzione personalizzata. Ritorna qui dunque il concetto che accennavamo all'inizio, cioè la forza dei più piccoli che competono con i più grandi. Valeva per le aziende di autotrasporto, ma vale anche per l'offerta infrastrutturale. Perché qui sta nascendo un'attività intermodale intensa, particolarmente votata al servizio del trasporto siderurgico, e ancor più intensa lo sarà in futuro, grazie al rilancio di un altro terminal situato sul territorio bresciano, quello di Bagnolo Mella, a pochi chilometri dai raccordi autostradali dell'A21 e dell'A4. Recentemente è entrato a far parte del network gestito da Terminali Italia, grazie a una partnership con Italghisa, storica realtà industriale attiva nella fornitura di ferroleghe per il settore siderurgico. Qui siamo a Bagnolo Mella, siamo a 2 passi da Brescia e a una distanza relativamente breve rispetto a Verona. La domanda che senso ha? Ha un grande senso, perché Verona insiste su un nodo logistico con determinati distretti industriali. Qui insistiamo su altri distretti industriali e in una logica di economia di sistema è chiaro che l'ultimo miglio, che è poi quello che compete alle imprese di trasporto su gomma, è più conveniente in una logica di sistema, a parità di tutto, risulta più economico fare intermodalità qui che non a Verona. Questo è il motivo per cui Brescia, con i distretti industriali che raccoglie, necessitano di un proprio hub intermodale, in questo caso il termine intermodale che abbiamo a Brescia, ma proprio per incrementare e valorizzare anche asset esistenti che di fatto non sono utilizzati, abbiamo deciso di fare questo esperimento, questa partnership con un privato. Questo è un terminal di proprietà di un privato, di Italghisa,
Con questo riusciamo in qualche modo a specializzare i traffici che facciamo a Brescia e a Bagnolomella, e prevalentemente qui nasce come un terminal che dovrebbe essere legato maggiormente a quelli che sono i traffici marittimi. Questa partnership è stato un progetto che è stato concepito insieme all'ingegner Dusi, che è il proprietario di questo sito, mettendo insieme, in sinergia, la sua capacità in termini di disponibilità di asset di produrre servizi intermodali con la nostra capacità di poter offrire al mercato nazionale, essendo noi un operatore a rete, quindi conoscendo le varie dinamiche commerciali in termini di domanda offerta, abbiamo messo insieme la capacità produttiva del privato con tutti i vantaggi derivanti dell'efficienza gestionale, con i vantaggi che offre una società come Terminal Italia del gruppo Ferrovie dello Stato in termini di conoscenza del mercato, e quindi di rendere produttivo questo terminal, che è in grado di produrre treni anche della lunghezza di 1000 metri, quindi siamo perfettamente in linea con quelli che è lo standard europeo dei famosi 750 metri, cioè in pratica riusciamo a produrre da 2 a 6 treni al giorno a massimo regime, nel momento in cui avremo appunto i clienti che ci chiederanno questa offerta. All'inizio di questa storia abbiamo detto che la provincia di Brescia è ai primi posti in Italia per densità camionistica, cioè per numero di camion circolanti sul territorio. Sintomo del fatto che a Brescia ci sono tante imprese, ma inevitabilmente anche che tante imprese hanno difficoltà nel reperire autisti. E sì, perché quanto più elevata la consistenza del parco circolante, tanto più è probabile che non ci sia una richiesta sufficiente di autisti per soddisfare la domanda, specialmente in un periodo in cui la carenza di autisti è diventato un problema ormai strutturale nel mondo dei trasporti ed è ampiamente diffuso non solo in Italia ma anche in Europa. Ma soprattutto considerando che negli ultimi tempi è completamente mancato un adeguato ricambio generazionale. Nelle puntate precedenti di Cargografie dedicate a Genova e a Verona avevamo già parlato di questo fenomeno, ma qui a Brescia, per la prima volta, questa carenza è stata quantificata in modo preciso ed è una carenza sostanziosa. Oggi purtroppo c'è carenza degli autisti. Brescia non è esclusa da questa carenza. Sono tra i 1000 e i 1500 gli autisti che mancano. C'è questa difficoltà di rendere il nostro lavoro attraente, perché io, parlando di trasporto, non riesco a non emozionarmi, perché io ho iniziato 42 anni fa da monoveicolare, quindi salendo su un camioncino e ho iniziato la mia attività e mi ha permesso di potermi sviluppare. Quindi a volte faccio fatica perché non possa essere attrattivo questo lavoro che ha attraversato tutta la mia vita e che mi ha dato modo di potermi esprimere. Però purtroppo c'è la carenza degli autisti. È un lavoro che risulta difficile, è un lavoro che risulta impegnativo, un lavoro... Forse devo dire anche che tante nostre debolezze come trasportatori le abbiamo scaricate anche sugli autisti, e forse anche questo è uno dei motivi delle responsabilità che un autista oggi ha, con tutte le difficoltà dal traffico, i punti di carico, i punti di scarico, le attese, non è più attrattivo. Sì, oggi come oggi il problema degli autisti è un problema molto serio. Tutte le aziende hanno dei grossi problemi a reperire personale e questo è un problema generale. Le aziende di autotrasporti hanno un problema in più, che è quello di reperire personale specializzato che sia in grado di fare l'autista. Assumere un autista oggi, con i nostri criteri e con le nostre selezioni, non è facile, perché non possiamo prendere chiunque entri nella nostra azienda. Dobbiamo essere molto attenti ad assumere personale che sia in grado di soddisfare le nostre attese e le attese dei nostri clienti, che sono clienti molto importanti, che hanno delle esigenze particolari.
La formazione che noi forniamo ai nostri dipendenti è una formazione molto attenta rispetto a quelle che sono le peculiarità del nostro lavoro e della nostra attività. La carenza di autisti è diventata una vera e propria criticità, con il rischio di mettere in difficoltà la vivacità economica del tessuto imprenditoriale bresciano. Per risolvere questa criticità occorre allora individuare soluzioni che siano in grado di attrarre nuovi autisti, ma anche di fidelizzare quelli esistenti. Ma quali? Allora, in Germania vi sono delle retribuzioni importanti. Gli autisti vengono pagati molto bene e per noi questo è assolutamente una scelta del nostro amministratore Cavalier Mauro Ferrari, che ha inteso sempre pagare bene coloro i quali lavorano bene. Quindi questa è una filosofia, è l'appeal, diciamo così, di coloro i quali si affacciano alla nostra azienda è quella di avere delle retribuzioni adeguate, delle retribuzioni superiori alla media e di avere veicoli che sono mediamente nuovi. Non abbiamo veicoli che superano i 4 anni di anzianità, non abbiamo veicoli che superano generalmente 500.000 km, quindi sono veicoli sfruttati poco, e la condizione retribuzione economica, veicolo di un certo livello, perché noi acquistiamo praticamente solo Mercedes è il nostro partner storico per quanto riguarda i veicoli, e questi due fattori sono molto importanti per dare la possibilità ai ragazzi o ai giovani o ai meno giovani di approcciarsi alla nostra azienda. Per un ragazzo che non lo fa per i soldi ma lo fa per la passione, questo è un bel camion, è diciamo una cosa molto importante per un ragazzo che vuole iniziare, perché un ragazzo che ha passione, che è giovane, forse non guarda neanche le retribuzioni ma guarda il mezzo, perché ha passione, se ha passione, se lo fa solo perché ha il mutuo della casa da pagare, magari prende qualche 300 o 400 euro in più al mese che con quelli che gli permettono di fare, non è la passione ma è un fatto di sopravvivenza, di possibilità di guadagno. Noi anni fa ormai sono 5 o 6 anni che abbiamo istituito all'interno della nostra azienda l'Academy Germani, presso la quale i nostri giovani vengono assunti e gli viene data la possibilità di imparare un lavoro, di fatto. Gli si dà la possibilità di acquisire i titoli autorizzativi, quindi le patenti, per poter condurre il veicolo. Vengono addestrati all'interno della nostra azienda non solo per ciò che riguarda la guida, ma anche per tutto ciò che riguarda la gestione dei documenti, la manutenzione del veicolo, tutta la parte che riguarda, diciamo così, l'essere in ufficio e trasmettere gli ordini agli autisti. Generalmente la formazione dura dai 10 ai 12 mesi all'interno della nostra azienda. Una volta che gli autisti, i ragazzi, acquisiscono sufficiente preparazione e una volta che acquisiscono i titoli autorizzativi per poter condurre il veicolo, vengono affiancati a nostri autisti esperti e quindi mandati poi ad eseguire le attività che devono eseguire. Perché gli autisti si possono anche trovare, ma purtroppo noi abbiamo bisogno di autisti di una certa competenze e qualità, perché trasportiamo merci pericolose, diciamo, dando dei mezzi che sono, diciamo, che hanno dei carichi diciamo pericolosi e importanti, ci vuole gente che abbia, diciamo, della qualità, del tenere della formazione. Noi come gruppo cerchiamo di fare formazione da noi, mettendo a disposizione il nostro personale che li formi, e poi dopo, se dicono che sono abili, andiamo avanti, perché non è mica detto che siano validi. Stiamo puntando molto sui giovani, in quanto comunque ci stiamo avvicinando anche a un cambio generazionale dell'azienda, in quanto le persone che sono con noi da parecchi anni si avvicinano alla pensione, quindi ci stiamo attrezzando per la ricerca di nuove persone da inserire in azienda, alle quali affianchiamo i nostri capi squadra, le nostre persone con maggiore esperienza, le affacchiamo, facciamo una sorta di tutor e li mettiamo assieme. Come troviamo queste figure di ragazzi nuovi? Usando canali social. Abbiamo un ufficio che si occupa appositamente della ricerca delle persone. Un'altra azione che l'azienda ha fatto, in quanto avendo necessità di avere degli autisti, ha provato prima
di cercare di crearsi internamente, quindi ha incentivato alcune persone all'interno della nostra azienda. Abbiamo visto ragazzi volenterosi chiedendo, facendo un sondaggio, chi avesse voglia di interagire e di impegnarsi a prendere una patente, o la patente C o la patente E. L'azienda si è messa a disposizione sia a dargli delle ore di spazio, sia a praticamente contribuire al pagamento della somma inerente al conferimento della patente, e abbiamo avuto notevole soddisfazione perché tanti dei nostri ragazzi si sono impegnati e hanno portato a casa patenti. Abbiamo avuto 5 con la patente C e 1 con la patente E. Per sopperire alla mancanza degli autisti abbiamo cercato di fare di tutto, innanzitutto con la provincia, anche per il turnover del lavoro di chi magari ha perso il lavoro e era intenzionato a prendere le patenti di guida. Poi con la Regione Lombardia abbiamo aperto 2 o 3 bandi, tra le quali formare per assumere gli autisti, quindi potevano prendere la loro patente di guida. Se l'azienda aveva anche dei magazzini, magari intanto faceva il magazziniere; se non aveva magazzini si vedeva di sopperire ad altro e poi venivano assunti. È bene che si cominci dai 18 anni, perché 18-19 anni si fa l'ultimo anno, diciamo, delle superiori, ed è proprio delle superiori che i ragazzi, specialmente chi fa informatica, chi fa digitalizzazione eccetera, è portato a questa materia. Perché? Perché se noi guardiamo la cabina di un camion è quasi una navicella spaziale, però l'autista magari sbaglia anche qualcosa, quindi lo sbagliare un qualcosa vuol dire magari tirarsi in carico determinate sanzioni, e sono sanzioni molto pesanti sia per il conducente e sia per l'azienda. Di conseguenza noi abbiamo fatto la scuola del trasporto, credo che sia una delle poche in Italia, e a Brescia già quest'anno più di 2600 corsisti sono passati dalle nostre aule. Ovviamente non basta coltivare solo gli autisti, serve anche coltivare i luoghi di lavoro frequentati dagli autisti, come le aree di sosta ad esempio, perché qui gli autisti sono costretti a trascorrere i minuti di pausa imposti dalle normative sui tempi di guida e di riposo. E qui nel Bresciano, da questo punto di vista, ci sono delle eccellenze, come il Track Park Brescia Est, un luogo utilizzato da oltre 150.000 veicoli pesanti ogni anno in sosta nei suoi 367 parcheggi situati all'interno di 173.000 metri quadrati di superficie. Questo parco che abbiamo qua a Brescia Est è una cosa molto importante, perché anche non solo perché, non tanto per, diciamo, noi trasportatori, chiamiamoci così, locali, ma comunque anche per chi viene e passa, c'è un'area di sosta importante con dei servizi importanti per un relax, anche per rilassarsi un attimo, anche per stare sabato e domenica per chi viene dall'estero oppure deve fermarsi fuori casa. Un'area, quella dell'autoparco bresciano, che è stata anche premiata con la certificazione europea SSTPA di livello Gold, che viene conferita a quelle aree che garantiscono un'elevata sicurezza a conducenti, mezzi pesanti e merci. Un risultato che è un po' merito anche della FAI, che ha avuto un ruolo decisivo nel momento in cui è nato l'autoparco, mettendoci riflessioni, idee e progettualità. Brescia è provvista di tante aree di servizio, ma un po' di anni fa queste aree di servizio non avevano neanche a disposizione le docce, non avevano a disposizione nulla che potesse aiutare il conducente a, diciamo, a pulirsi, a lavarsi e poi a poter cenare con tranquillità. Noi come FAI abbiamo pensato che la richiesta fatta da Autostrade Brescia-Padova su che cosa era importante per il conducente in materia di sicurezza, noi abbiamo detto subito l'area di sosta. Perché? Perché l'area di sosta, studiata come era negli altri paesi, perché non dimentichiamoci che se andiamo in Germania, andiamo in Francia, andiamo in diversi stati, le aree di sosta sono una cosa abbastanza normale. E noi abbiamo quindi trasmesso
ai progettisti quello che ci aspettavamo noi dall'area di sosta, quindi l'accoglienza con la A gigantesca, dico sempre, per l'autista, che poteva quindi dormire con sicurezza sul proprio camion, videosorveglianza 24 ore su 24 all'entrata dell'autoparco, 400 posti per poter sostare con i mezzi, e già subito dal primo anno abbiamo raggiunto questi numeri. Poi ci sono state quindi le esigenze dei servizi all'uomo, perché il servizio all'uomo, noi abbiamo sempre pensato che l'autista che scende dal camion deve poter parlare e socializzare con altre persone, e questo non scendendo dal camion mettersi al tavolino e solo mangiare, ma scendere dal camion e poter parlare con altri colleghi. Poi cosa abbiamo pensato? Ho pensato che era giusto che, sgranchendosi le gambe, scendendo dal camion, li potessero fare quindi ginnastica, e quindi abbiamo allestito una palestra, abbiamo allestito la lavanderia, per cui poi potevano cambiarsi, lavare e asciugare la propria biancheria. Ma l'autoparco di Brescia Est non è l'unica eccellenza del territorio, anche lungo la Brebemia, ad esempio, sono in programma molti progetti per ampliare le aree di sosta e offrire servizi più accurati per i trasportatori. Un altro tema su cui stiamo lavorando approfonditamente è quello di ampliare le attuali aree di servizio, che proprio in virtù del grande aumento del traffico che abbiamo registrato lungo l'autostrada risultano per un futuro non sufficienti, insomma, a garantire un sufficiente comfort ai mezzi pesanti per la sosta lungo l'asse. Per cui stiamo studiando ora degli ampliamenti di queste aree di sosta che possano anche contenere tutti i servizi specificatamente dedicati al trasporto pesante, quindi ad esempio a servizi dedicati nell'ambito della ristorazione e della sosta stessa, a servizi legati per esempio alla possibilità di collegare direttamente il mezzo alla rete elettrica. Fin qui abbiamo tratteggiato a grandi linee l'ossatura dell'autotrasporto bresciano, da cosa è composto il mercato, quali sono le infrastrutture e i servizi che gli ruotano intorno, quali le soluzioni per migliorare l'attrattività della professione di autista. Ma in prospettiva, guardando al futuro del settore e in particolare alla transizione verso motorizzazioni sempre più pulite, su quali binari gli attori della filiera si stanno muovendo? Ci stiamo dotando a breve di una colonnina, che in realtà metteremo una colonnina per mezzi pesanti, per la ricarica dei mezzi pesanti, che metteremo in realtà a disposizione del pubblico, quindi all'esterno. Come abbiamo detto prima, la caratteristica del territorio è di aziende che tendenzialmente lavorano sul territorio, quindi è possibile che il prodotto elettrico, anche di corto raggio e non per forza di lungo raggio, possa essere utilizzato dalle aziende della zona. Ecco perché è importante comunicare, cioè fare in modo, trovare dei testimonial, fare in modo che si comprenda, che venga compreso dal territorio e dalla clientela del territorio, che effettivamente il trasporto elettrico può portare dei vantaggi. La nostra attenzione particolare all'ambiente è supportata dal fatto che utilizziamo solamente veicoli Euro 6, utilizziamo veicoli di ultima generazione, possiamo certamente citare anche l'elettrico, veicoli elettrici attualmente non ne abbiamo. Abbiamo però analizzato la questione, siamo molto attenti al tema, stiamo cercando di capire in quale modo potrebbe essere utilizzato un veicolo elettrico. Bisogna valutare in questo senso anche quali sono le infrastrutture e quindi quali sono le possibilità di rifornimento, perché è evidente che un veicolo non può fermarsi perché non ha più energia, e quindi abbiamo necessità di capire quali siano le strutture che ci mettono a disposizione. È talmente complesso oggi fare questa transizione che porta a dover avere dei veicoli completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo oggi,
forse il mondo del trasporto è caratterizzato di essere tenace, ma oggi, nonostante che sia tenace, è difficile perché non sappiamo più che veicoli comprare, cioè proprio li compro ancora Euro 6, li compro a LNG, li compro elettrici, gli interrogativi sono tanti, non riusciamo a immaginarsi come possa essere il futuro che sta arrivando, e questo qua ci mette in fortissima difficoltà, addirittura forse rallenta anche la crescita delle imprese. Naturalmente io mi immagino che possa essere elettrico per quanto riguarda sicuramente la distribuzione nei centri urbani. Immagino che possa essere con una diversità di alimentazione per quanto riguarda la media distanza, e dopo devo tassativamente pensare che sulle lunghe distanze l'intermodalità deve prendere il sopravvento, però le tempistiche di realizzazione sono talmente lunghe che bisogna pensare a un medio periodo prima di arrivare a un lungo periodo. Guardando alla mobilità del futuro, c'è chi sul territorio ha messo in campo delle sperimentazioni avanguardiste, come ad esempio il circuito sperimentale Arena del Futuro lungo l'autostrada A35 Brebemi, che permette ai veicoli elettrici di ricaricarsi viaggiando su corsie dedicate grazie a delle spire posizionate sotto l'asfalto che trasferiscono direttamente l'energia. Primi in Italia abbiamo realizzato un circuito di 1 chilometro circa per testare la tecnologia della ricarica dinamica dei veicoli elettrici. Si tratta quindi di un circuito in cui sono installate sotto il manto asfaltico delle spire che sono in grado di ricaricare al passaggio veicoli elettrici opportunamente equipaggiati con una piastra ricevente che lungo il tragitto e quindi durante il movimento sono in grado di ricaricarsi anche a velocità sostenute. I test che abbiamo effettuato fino ad ora sono risultati molto soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza, dove abbiamo raggiunto delle efficienze addirittura superiori all'85%, che sono quindi paragonabili alle efficienze delle colonnine ad alta potenza, e abbiamo testato che ad esempio per i veicoli leggeri anche a velocità superiori a 100 km orari il sistema è in grado di ricaricare il veicolo durante il transito. Quando parliamo di sostenibilità, generalmente ci si riferisce al mondo delle motorizzazioni e all'evoluzione tecnologica adesso associata. Ma l'evoluzione tecnologica senza l'accompagnamento di un'adeguata assistenza serve a ben poco. Il mondo del trasporto, infatti, ha le prese anche con una grave carenza di profili tecnici specializzati nella riparazione di veicoli, camion compresi. Qui a Brescia avevamo un'iniziale squadra abbastanza di esperta, diciamo, fatta da meccanici esperti. Stiamo cercando di aumentare il numero perché effettivamente il potenziale e la richiesta, diciamo così, le esigenze dei clienti ci inducono ad aumentare il numero dei meccanici, e quindi stiamo cominciando a inserire non solo personale esperto ma anche giovani che sono abbastanza intraprendenti. Alcuni addirittura sono venuti proprio, si sono presentati loro spontaneamente. Il comune di Castagnetolo è stato anche preveggente rispetto a noi, perché quando abbiamo presentato il layout dell'impianto ci hanno detto che dovevamo assolutamente avere uno spogliatoio femminile. E lì per lì ci siamo chiesti se effettivamente sarebbe stato mai utilizzato. In realtà proprio il mese scorso abbiamo appena assunto il primo meccanico donna della nostra azienda a 19 anni, e questo devo dire è un punto probabilmente di svolta o comunque di partenza anche per una diversity, diciamo così, in officina. Mi piacerebbe lavorare su dei veicoli elettrici perché sono consapevole che è il futuro.
e quindi sì, mi piacerebbe, la trovo una cosa molto stimolante, una cosa nuova che non ho mai visto, su cui non ho mai operato, quindi mi piacerebbe specializzarmi anche in quello. Ma parlare di sostenibilità vuol dire in fondo anche avere una forma di attenzione e di rispetto verso gli altri. E lo è a maggior ragione qui, in Lombardia, dove le incalzanti cronache degli ultimi tempi raccontano della lunga scia di incidenti e morti in bicicletta causati da mezzi pesanti nelle aree urbane. In particolare a Milano, dove solo nel 2023 si sono registrate 5 vittime. Eventi che hanno portato l'amministrazione del comune milanese ad adottare un provvedimento che obbliga i mezzi pesanti che circolano per le strade della città a dotarsi di sensori per l'angolo cieco, anticipando di gran lunga la normativa europea che impone, a partire da luglio 2024, che tutti i camion di nuova immatricolazione siano dotati di dispositivi per il rilevamento di ostacoli negli angoli ciechi. In questo contesto va sottolineato come anche Brescia si sia mossa d'anticipo rispetto ai tempi, anzi, qui molti operatori del trasporto sembrano essere partiti ancora prima che a Milano montassero le polemiche. Tutti i nostri trattori stradali sono aggiornati con tutti gli ADAS possibili in circolazione sul mercato. Servono soprattutto anche per garantire la vita dell'autista nel miglior comfort possibile. Infatti grazie a questo abbiamo iniziato anche una collaborazione con Mercedes nel 2016, che ha fatto una politica di flotta non tanto su mezzi singoli ma più allargata a una gestione di flotta come vari servizi che possono essere le contrattualistiche europee piuttosto che la gestione di GPS e di organizzazione service. Da quando c'è stata la possibilità dell'adozione di telecamere sui mezzi d'opera, la mia azienda ha investito molto su questo. Non nascondo che questo inserimento di questa nuova tecnologia ha creato un attimino di scompiglio nelle persone, soprattutto sui veterani, diciamo, che i veterani hanno visto cambiare il modo di guida, il modo di le prospettive di visione dal loro posto di guida. Il ragazzo giovane invece è più portato per la telecamera. Ho visto che comunque, nonostante i primi giorni in cui una persona si affaccia alla nuova tecnologia usando telecamere, è un attimino impacciato e trova delle difficoltà. Passata la prima settimana, ho fatto un esperimento facendoli scendere, andare sul camion di vecchia generazione con lo specchietto, e hanno visto la differenza, dicendo che la nuova tecnologia aiuta comunque in materia sia di sicurezza che di campo di visibilità. Essere sostenibili quindi per Brescia significa pensare al domani già oggi, ma vuol dire anche credere nell'inclusione sociale, nell'aggregazione, nel benessere e nel senso di appartenenza a un territorio, valori che qui si incarnano perfettamente anche in altri ambiti, come nello sport e in particolare nella pallacanestro, dove Brescia oggi compete, anche grazie al sostegno del trasporto, con la più blasonata Milano. Germania ha pensato anche al sociale, nel senso che abbiamo acquisito una squadra di basket, la Pallacanestro Brescia, e abbiamo in questo modo dato un senso di vicinanza alla nostra città. Abbiamo dato modo ai nostri tifosi bresciani di avere delle soddisfazioni anche in questo ambito. Abbiamo cercato di dare un'impronta in questa nuova esperienza che abbiamo iniziato qualche anno fa e che oggi ci vede protagonisti, se vogliamo, anche in questo ambito, e ci dà delle nuove soddisfazioni. Facciamo parte dei main sponsor della Pallacanestro Brescia, siamo sponsor di maglia. In questa attività coinvolgiamo anche i nostri ragazzi, diamo la possibilità ai nostri ragazzi di venire con noi a vedere le partite e coinvolgendo anche le proprie famiglie. E siamo giunti dunque alla fine di questa storia. Beh, che conclusioni potremmo trarre? Beh, sicuramente che i luoghi comuni, anche quelli più radicati, prima o poi invecchiano e gli stereotipi su cui si sono stratificati vanno adattati nel corso del tempo.
quando si parla di bresciani, per esempio, subito il pensiero corre a quella pletora di imprenditori più o meno piccoli divenuti ricchi nel dopoguerra, lavorando il tondino e più in generale con la siderurgia. Figure prive di fatica, votate al lavoro e all'intraprendenza e anche alla voglia di arrivare. Oggi, che il mondo siderurgico ha ridotto il suo condizionamento sull'economia bresciana, quell'immagine va aggiornata. Oggi gli imprenditori bresciani, compresi quelli del trasporto, non sono così tanto piccoli e anzi, in alcuni casi, hanno raggiunto dimensioni e visibilità eccezionali. Ricordate per esempio il collaudo del Ponte Morandi a Genova, con quei 54 camion tutti uguali che transitavano e sostavano sopra alla nuova infrastruttura? Ebbene, quei camion che tutti in Italia hanno visto erano di proprietà della Germani Autotrasporti, tra le principali aziende di autotrasporto della provincia e della penisola, e oggi proiettata in una dimensione sempre più internazionale. Altro luogo comune da aggiornare è poi quello ambientale. L'economia bresciana, quello che lo stereotipo voleva costruita da persone intente soltanto a lavorare a testa bassa, ha acquisito invece una sensibilità ecologica. Lo dimostra il fatto che uno dei simboli di Brescia oggi è il termovalorizzatore, un'applicazione pratica dell'economia circolare, il principale generatore di calore della città, alimentato dai rifiuti trasportati da tante aziende, togliendoli dalle strade e dalle discariche. Ma questo esempio di economia circolare non è l'unico slancio in avanti compiuto dall'economia bresciana. Un altro, sempre a tinte green, è quello che ha portato a contemplare l'intermodalità tra le opzioni di trasporto di prodotti siderurgici. Una soluzione niente affatto scontata per le difficoltà di movimentazione di questo tipo di merce, ma anche per la posizione stessa della città, stretta tra altri grandi terminal. Ma forse il luogo comune da sottoporre a più radicale revisione è quello che riguarda il rispetto del lavoro, che a Brescia si vorrebbe spesso dimenticato. La carenza di autisti è un problema di natura internazionale, ma a Brescia abbiamo toccato con mano, più che altrove, idee e soluzioni pratiche per affrontarlo, individuate anche con azioni che guardano alle persone e alla loro dignità. Magari non esiste una ricetta unica, ma dal mix di azioni concrete che abbiamo raccolto emergono indicazioni puntuali, da valutare e magari da replicare anche altrove. E poi c'è l'officina, quel luogo in cui abbiamo trovato forse la sorpresa più grande, un triplice ribaltamento di luoghi comuni, perché parliamo di un lavoro, quello di meccanico, che oggi i giovani disdegnano, come e forse di più rispetto a quello di autista di camion. Ma parliamo pure di un lavoro che, nella quasi totalità dei casi, si declina al maschile. E parliamo anche di un lavoro che lo stereotipo vuole fatto di mani sporche e di grasso necessario per lubrificare gli ingranaggi dei motori a combustione interna. Ecco, a Brescia, invece, in un'officina abbiamo incontrato una presenza molto giovane e interessata al mondo dei motori. E questa presenza, inoltre, era declinata al femminile, ma soprattutto la ragazza, con la tuta da meccanico, era già pronta a definirsi meccatronica perché ritiene l'elettromobilità il suo futuro prossimo. Tre pregiudizi, insomma, frantumati in un colpo solo.